La parola di Dio è la tua roccia. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, che il Signore oggi ci benedica con la lampada dei nostri passi, che è la sua parola. La ascoltiamo dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, 21 fino al 27. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Amen. Carissimi, siamo nella settimana dove abbiamo acceso la prima delle quattro candele di Avvento, di questa bellissima corona che ci ricorda il tempo verso il Natale. E questa settimana, come abbiamo anche detto nella serata online in streaming di Avvento qui sul canale YouTube, è una settimana in cui noi ascoltiamo le parole dei profeti. Quella luce che Dio aveva dato a uomini suoi, uomini saggi, uomini di Dio, per prepararci la strada alla venuta del Salvatore. Ecco che oggi Gesù dice ai suoi discepoli quanto è importante la sua parola. E pensate che ci sono due modalità, un po' come dispositivi, in cui noi possiamo accogliere la sua parola. Una modalità online e una modalità offline. Questo credo che ci aiuta a comprendere di cosa e come stiamo parlando. La modalità online è quando noi ascoltiamo la parola, ci crediamo, confidiamo nella promessa di Dio e viviamo proclamando quella parola giorno dopo giorno. Dio la realizza. Come? Arriva un problema, una crisi, una malattia, io sto saldo su questa parola e non cado, perché il mio spirito è legato a Dio, è in comunione con Lui attraverso la sua parola, perché l'ho messa in pratica. Poi abbiamo la modalità offline. Qual è? Ascolti la parola, ma sei spento. Quindi vedete che tante persone, tanti cristiani, credono che solo ascoltando il Vangelo in tante forme, può essere a messa, nella celebrazione, anche su YouTube, ma quando non lo metti in pratica, se non lo proclamiamo, se non ci crediamo, non ha alcun effetto. Lo ha detto Gesù. Chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo che ha costruito la sua casa sulla sabbia. E quando arriva il problema, tutto cade. E poi si deprime e dice: ma guarda, ho pregato, ho ascoltato il Vangelo e non è accaduto nulla. Certo, perché eri spento offline. Il Signore ci dice: renditi attivo, accendi il segnale, cerca di non solo ascoltare ma mettere in pratica, credere, proclamare che ciò che Dio ha detto per te nella Sua parola. Ma se io non leggo la sua parola ogni giorno, come faccio a credere in ciò che non conosco, in ciò di cui non ho sentito parlare? Ecco perché insistiamo anche sulla scuola biblica che vi proponiamo con queste serate di Avvento, con questi commenti del Vangelo al giorno, perché se noi non camminiamo, ascoltiamo quella parola, non possiamo proclamarla e credere e metterla in pratica. Allora invochiamo lo Spirito Santo oggi e gli diciamo: vieni Spirito Santo, entra nella nostra vita, perché
possiamo aderire alla promessa di Dio. Spirito Santo, illumina i miei passi oggi, i passi che devo fare, le decisioni che devo prendere nella mia vita perché siano allineate con la Sua parola. Spirito Santo, donami il coraggio di essere online, attivo, di credere e proclamare la parola che oggi ho ascoltato, per avere grande frutto, ma soprattutto per essere stabile sulla roccia, perché solo la parola di Dio è la mia roccaforte. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, oggi proclamiamo questo bellissimo slogan: la parola di Dio è la tua roccia. Ascoltala e mettila in pratica. Rimarrai saldo per sempre. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.